Montegrosso. Viviamo il borgo con le sue radici, con la sua storia, con la sua tradizione e con uno sguardo al futuro. I bambini bellissimi che cantavano con passione l'inno nazionale. E allora che sia buona festa di San Martino qui al borgo per tutti. Buona giornata. Oggi siamo a Montegrosso in questa manifestazione di San Martino al borgo, dedicato al professor Riccardo Campanile, studioso del territorio. La manifestazione si è aperta ieri con un convegno appunto dedicato a questo studioso del territorio, è organizzato in collaborazione con Italia in France, associazione no profit di volontariato. Siamo con l'ambasciatore per la Puglia, per Saperi e Sapori, Antonio Pistillo, che, al quale vorrei chiedere di che cosa si occupa questa associazione. Allora, la nostra associazione è a livello nazionale e internazionale di volontariato, no profit, pertanto noi quello che ci preme è promuovere tutto ciò che è cultura e promozione turistica e valorizzazione del territorio. In questo caso noi abbiamo collaborato alla realizzazione di questo evento con la Confcommercio, la Piscara e i Comuni di Montegrosso, perché abbiamo ritenuto che questo borgo, già diventato Borgo della Salute qualche settimana fa, possa dare veramente un contributo al Borgo della Salute. Sì, Borgo della Salute, perché abbiamo il nostro territorio, questo è l'ingresso per l'Alta Murgia proprio, e l'aria ovviamente è quella che è, non ci sono industrie, per cui è stato scelto questo, e l'amministrazione comunale di Andria, nella fattispecie l'assessore Troia, il sindaco avvocato Giovanna Bruno, stanno pensando che questa possa diventare una cittadina proprio dello sport, quindi dedicarla a questo. Questo in sintesi. Io invece, come associazione Italian Friends, cosa faccio? Faccio la promozione territoriale e mi accosto proprio a queste realtà che promuovono questi eventi. Siamo in compagnia adesso, l'introduzione, dalla Confcommercio, perché la Confcommercio insieme alla Piscarica, di cui abbiamo il presidente, abbiamo la possibilità di farvi dire qualcosa per quanto riguarda la Confcommercio. Claudio Sinisi. Sì, abbiamo qui Claudio Sinisi, appunto presidente di Confcommercio. No, volevo chiedere come Confcommercio appunto intende valorizzare questo territorio. Come Confcommercio, delegazione di Andria, appunto miriamo soprattutto appunto anche la valorizzazione del borgo di Montegrosso. Lo abbiamo già fatto insieme in collaborazione con Italian Friends, con la Piscara e anche con i Coloni circa un mese fa, anche con la presentazione del libro di Annone, dove ecco, cioè quello che comunque si mira a fare è proprio rivalorizzare il borgo da un punto di vista sia non solo culturale ma anche turistico, cioè far rivivere la bellezza naturale del paesaggio, cioè in modo tale da dover attirare non solo ecco, i nostri concittadini ma anche gente da se porto, posso dire anche un po' assenti. Purtroppo sì, molto spesso insomma si preferisce andare altrove più che vivere la nostra città e il nostro territorio. Ecco perché sono da apprezzare queste manifestazioni per attirare soprattutto gli andriesi in queste bellezze, diciamo, che circondano la città. Sì, no, vabbè, diciamo che comunque la giornata è appena iniziata, speriamo che comunque con il trascorrere insomma del tempo anche altri speriamo, anche perché comunque ci sono diverse attività che comunque sono state programmate durante la giornata. Sì, ringraziamo il presidente siamo con Nicola Miracapillo, presidente dell'associazione La Piscara e vicepresidente cooperativa Coloni di Montegrosso. Allora, diciamo per voi lo scopo di questa manifestazione? Questa manifestazione è nata praticamente 4 anni fa da una scommessa di 4 gatti al bar, nel senso che ci siamo trovati qui in piazza, si discuteva di come rivalutare il borgo, di come farlo vivere anche alla città di Andria, perché questo è un pezzo della città di Andria. È una frazione. E quindi con i conte Spagnoletti Zeuli, con Don Peppino il parroco, io e qualche altro amico, ci siamo, non dico inventati, abbiamo detto ok, visto e considerato che la borgata è a vocazione agricola, quindi vino e olio,
San Martino facciamo la festa del vino nuovo e dell'olio nuovo. Sì. E di lì è partita la cosa. Questa doveva essere la quarta edizione, ma in realtà è la terza, perché l'anno scorso, il 2020, la pandemia, abbiamo la pandemia, e non, anche quest'anno, perché è un'edizione fatta in due giorni. Quest'anno l'abbiamo concentrata tutta in un giorno, anche per dimezzare gli eventuali rischi di, sì, di contaminazione e quant'altro. Sì. Oltre la sagra, o quello che si può vedere oggi, sono tre, in tutte e tre le edizioni abbiamo voluto immettere quello che è la questione culturale. Quindi abbiamo fatto mostre d'arte, ci sono il Palazzo Piogioioso, che è di proprietà della cooperativa Coloni. Ieri sera abbiamo aperto con un convegno su Riccardo Campanile, un insigne studioso di Andria, scultore, pittore, professore d'arte, ma soprattutto studioso del territorio, la Murgia e quant'altro. L'abbiamo dedicato a lui perché è venuto a mancare il 19 sì, settembre. Volevo chiedere, diciamo, l'attività dell'associazione La Piscara. La Piscara si occupa di ambiente. Si occupa di ambiente e territorio soprattutto. È nata 7 anni fa qui a Montegrosso, e piano piano stiamo crescendo, ci siamo anche allargati non solo su Andria ma anche nelle città limitrofe. Addirittura abbiamo portato delle esposizioni d'arte a Brera, a Milano. Invece la cooperativa Coloni di Montegrosso, allora, sull'aspetto agricolo. Esatto, diciamo. La cooperativa Coloni è una delle più vecchie di Puglia, addirittura. Perché risale a subito dopo la guerra. La seconda guerra mondiale. Perché l'Opera Nazionale Combattente, quando ha dismesso, le ultime proprietà che erano rimaste le ha donate alla cooperativa e gestisce un po' la parte immobiliare. Di proseguire questa importante, grazie a voi. Questa importante attività. Grazie a voi dell'informazione che fate. Grazie. Siamo con l'artista Leonardo Lunigro, che è stato anche assessore del turismo e sport di Andria. Allora, volevo chiedere se questo tipo di manifestazioni dà, diciamo, incoraggia gli artisti, e sono un bel, se costituiscono un bel sostegno per gli artisti. Io posso solo garantire che da tantissimi anni che io dipingo e espongo è sempre stato sicuramente ogni mostra una proiezione per incentivare i ragazzi e le ragazze a venire verso l'arte. Qualsiasi sia, può essere pittore, può essere scultore, può essere scrittore, insomma, l'invito era quello di trascinare i ragazzi ad avvicinarsi il più possibile davanti, cioè di fronte all'arte. Ora, io espongo da tantissimi anni, sia in Italia sia all'estero. Ho fatto tante mostre con tante belle soddisfazioni e continuo a farlo. Oggi sono qua perché dopo, dal 2014, non esponevo più al pubblico, sono stato invitato a farsi di riproporre un'altra mia. E siccome dopo il lockdown non potevo che non esporre delle proiezioni che vengono fuori da questo periodo poco piacevole, e quindi avevo detto sì e sono qui a presenziare. Visto che hai esposto anche in altri paesi, hai notato differenze tra l'Italia e anche all'estero sono stati paesi molto attaccati all'arte, parliamo dalla Germania, parliamo di New York, parliamo della Valletta, della Malta, parliamo di Bucarest, del Portogallo. Io ho trovato molta vicinanza più di noi. Quindi dice il distacco in Italia è maggiore? Ma parte sì, parte no, dipende dalle zone in cui si espone. C'è la città più vicina, c'è la città meno vicina. Probabilmente in quelle città dove non sono tanto vicine è perché c'è carenza di persone che vanno a portare cultura, arte in quella zona. Ma sicuramente l'Italia è una delle nazioni che può vendere tanto di cose. Il 70% del patrimonio mondiale. Siamo al primo posto, si può dire. Poi c'è la Spagna, poi c'è anche
insomma, ce ne sono di città che possono dire la loro. Diciamo il tema dei tuoi quadri prevalentemente? Il tema è la maschera. La maschera, non la maschera che fa sorridere, ma la maschera dell'ipocrisia, la maschera che fa riflettere, la maschera, diciamo, dove si dice, Pirandelliana, diciamo. Molto vicina a tutto il discorso di Pirandello, la maschera che ci invita ad essere più noi e non ad essere quello che vogliono vedere gli altri, e quindi nascondersi completamente dietro, oppure dare sempre comità da testa e a mancia, farsi spazio nella maniera più scorretta. Quindi io spero che la maschera faccia capire a tutti che non serve, ma serve solo un'apertura col cuore a tutti, per far sì che tutti vengano verso un'arte pulita, una vita pulita. Parliamo adesso di tutto, dell'ecologia, dell'ambiente e quant'altro, perché tutto ciò che si nasconde dietro quella maschera significa distruzione, significa potere, significa menefreghismo. Ecco. Ringraziamo Leonardo Leonigro e auguriamo naturalmente che anche nei prossimi anni ci sia questa. Tenendo conto che io sono sempre stato rinomato come pittore di Natale ad Andria, perché da 30 anni ad Andria ero io il pittore che esponeva solo nel periodo natalizio, per invitare quei momenti di gioia a seguire, a guardare e ad osservare le opere. Ok, l'Italia, l'Italia se desta, il municipio si cinta la testa. E porta la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Lancia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte d'Italia che no. Lancia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte d'Italia che no. Tra le due bandiere d'Italia c'è la bandiera che sta a ricordare che Andria ancora una volta è spighe verdi, è un po' il riconoscimento che le città balneari hanno per quanto riguarda la bandiera blu, e invece noi siamo spighe verdi, quindi significa che c'è un criterio di sostenibilità, di vivibilità, di attenzione all'ambiente, alla natura, al benessere che è collegato a tutto questo circuito che si sta facendo valere nella nostra città. È la quarta edizione consecutiva, e mentre siete venuti qui a Montegrosso dalle diverse direttrici di marcia avete visto che ci sono delle nuove insegne: Montegrosso, frazione di Andria, borgo della salute, perché Montegrosso da quest'anno entra nel circuito dei borghi virtuosi che sono legati alla salute e al benessere, quindi un investimento importante che stiamo facendo da questo punto di vista. Il borgo è la porta di accesso al parco dell'Alta Murgia, stiamo cercando di evitare, e speriamo di riuscirci in maniera definitiva, la chiusura sia pur temporanea della strada, ma soltanto per quanto riguarda il completamento dei lavori. Siamo schierati tutti, come dico io, pancia a terra, per fare in modo che il borgo sia davvero un fulcro importante per la nostra città. Grazie. Siamo con la sindaca Giovanna Bruno. Allora, sindaca, i riscontri di queste manifestazioni sono positivi? Molto positivi. Oggi stiamo nella due giorni pensata, organizzata qui al borgo di Montegrosso, in occasione dell'avvio della stagione del vino nuovo, dell'olio nuovo, insomma dei nostri sapori, delle nostre tradizioni. Associazioni, volontariato, cultura, tradizioni appunto, e anche turismo che diventa sempre più sostenibile. Sì, siamo nell'area camper. Siamo nell'area camper di Montegrosso, quindi Montegrosso, e tanti sono i camperisti che ci facevano anche notare come in molti si spostano passando proprio dal borgo Montegrosso. Montegrosso che è la porta di accesso al parco dell'Alta Murgia. Come amministrazione stiamo investendo molto sulla valorizzazione del borgo. Da pochissimo Montegrosso è entrato nel circuito dei borghi della salute, il comune di Andria, la città di Andria è anche nuovamente assegnataria del riconoscimento Spighe Verdi, quindi significa che sempre più attenzione alla sostenibilità
sostenibilità, all'ambiente, alla produttività, diciamo, a chilometro zero, che però poi diventa un volano importante per l'economia anche oltre Italia. Ringraziamo il sindaco, sempre molto impegnata e cerchiamo di essere presenti, continui così, sindaco. grazie, buona giornata. Siamo sempre nell'area camper di Montegrosso e siamo con la consigliera regionale Grazia Di Bari. La regione è anche presente in questo tipo di manifestazioni? Assolutamente sì, io ho anche la delega al turismo e dobbiamo dire che uno degli obiettivi del piano strategico del turismo della regione Puglia è proprio quello di favorire e valorizzare il turismo lento, quindi di immergersi nelle tradizioni, nei territori e valorizzare anche i prodotti enogastronomici. I camperisti sono sicuramente un viatico d'eccellenza in questo senso. La regione Puglia sta crescendo anche in questo tipo di turismo? Assolutamente sì. Noi abbiamo una legge che per il riconoscimento delle aree a servizio dei camper che risale al 99, quindi c'era già un'attenzione in questo senso. Adesso questa attenzione è, come dire, aumentata anche dovuta al Covid, perché molte famiglie hanno deciso di fare questo tipo di turismo che preserva la possibilità di avere contatti con altre persone, quindi di stare all'aperto e quindi di scongiurare il pericolo dei contagi. Ok, ringraziamo la consigliera Grazia Di Bari. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie.